Bentornati in uno spavilante canale Annalisa Superstar con tre R. Unboxing first impression di un prodotto che è in massa, veramente, cioè, è stato incredibile. Mi avete chiesto di provare e io l'ho comprato. Lo apriamo insieme. Qual è questo prodotto? Beh, l'ho scritto nel titolo sicuramente, ho messo anche un'immagine di anteprima dove lo sventolo, quindi non è tutta questa grande sorpresa. È il correttore lanciato da Clio Makeup nelle ultime settimane, non nelle scorse, nelle ultime. Ta-dam! Io ho perso un po' di tempo nell'acquistarlo per la scelta del colore. Tante mi avete scritto che potevo scrivere al servizio di assistenza, comunque c'è un customer service che mi avrebbe indicato quale sarebbe potuto essere il mio colore. Io non l'ho fatto, ho scelto di testa via e ho preso il numero 0ML10 ed è questo. Carino il pack. Non rientra proprio al 100% nei miei gusti, ma questo è del tutto secondario, è assolutamente irrilevante. Anche se io non nascondo che, essendo una persona particolarmente profonda e socialmente impegnata, ogni tanto mi capita di comprare le cose perché mi piace il pack. Ho appena aperto il pacco e quindi è una first impression, lo provo in video per la prima volta e lo stenderò con una spugnetta bagnata, esattamente come ha fatto vedere Clio durante le prime settimane. Se questo metodo non è il metodo che fa per me, diciamo, poi nelle settimane ci provo e riprovo e riprovo e riprovo. Prima lo provo sul dorso della mano. Sì, io adoro i prodotti, ragazzi, io li adoro sempre i prodotti, non ho niente da dire sulla profumazione. Ok, ho modificato leggermente l'apertura per avvicinarmi allo stato di luce reale di questa stanza in questo momento. Scivola, che è una meraviglia. L'applicatore, nella sua semplicità, è funzionale perché è una spugnetta piatta, quindi ha reso abbastanza facile distribuire il prodotto. Non ti lasciare ingannare dal colore che vedi in camera, perché in camera ho visto che sembra giallissimo, non lo è in realtà, ho beccato il colore giusto al primo colpo e ho capito che questa cosa mi sta rendendo una persona particolarmente fortunata, perché dalle recensioni che ho letto e sentito in giro ci sono persone che hanno dovuto prendere 2-3 colori per capire quale fosse il colore corretto. Andando sul suo sito, sotto il video c'è un elenco, c'è scritto Shades con la S. Dopodiché c'è l'elenco dal primo all'ultimo colore con indicato il sottotono. Il mio, che è 10, medio scuro con sottotono dorato. Il 9 per esempio ha un sottotono rosato, che per me, che sono olivastro, non va bene perché renderebbe drammaticamente grigie le mie occhiaie. La camera, mi dispiace, sta falsando un pochettino i colori, io dal vivo vedo invece che ci siamo e quindi ho fatto bene a prendere questo correttore con sottotono dorato. Se ci fosse stato un sottotono pescato io sarei stata decisamente più contenta. Ok, abbiamo reso un po' più luminoso l'ambiente. Ti ricordo questo per svariati motivi. Quando si fa un altro tipo di lavoro, esattamente come quello che ha potuto fare Clio nel suo video di presentazione, c'è una troupe professionale con fotocamere decisamente diverse da quelle che sto utilizzando io, e poi un lavoro di post produzione decisamente diverso da quello che faccio io. Non sto dicendo che alterano i colori, assolutamente. Beh, magari qualcuno lo fa, da qualche azienda sicuramente lo fanno, cioè photoshoppano le cose, figurati, cioè io non mi stupirei del contrario. Allo stesso tempo però la strumentazione e il modo di lavorare è decisamente diverso. In questo momento io sono una che sta facendo un tipo di lavoro, in un altro tipo di produzione sono 5 che fanno 5 cose diverse e riescono a ottimizzare pure il tempo. Quello che io vedo di presenza è un po' diverso da quello che io sto vedendo in camera. Quello che io vedo di presenza è un correttore di media copertura che ha minimizzato l'occhiaia, l'ha coperta. Adesso voglio vedere una cosa, perché lei fa anche la seconda passata, quindi io deduco che questo prodotto sia un prodotto modulabile.
picchiettandolo con le dita l'intensità sicuramente aumenta. Mamma mia, si aumenta, sì. Allora, sto notando che si fissa quasi immediatamente. Ecco perché utilizzare la spugnetta. La spugnetta è un tools che va utilizzato bagnato, quindi se il prodotto si fissa subito e noi lo picchiettiamo con una spugnetta bagnata, aumentiamo l'idratazione del prodotto. Il prodotto, che già di per sé sembra abbastanza elastico, se noi lo aiutiamo con un tools bagnato lo rendiamo ancora più idratato, e quindi questa elasticità dovrebbe essere ancora più duratura, o quantomeno a effetto visivo aiutiamo il prodotto. Questa è una cosa assolutamente, non solo questa è una cosa normalissima da fare, ma soprattutto da consigliare. Vale per questo prodotto, ma vale per tantissimi altri prodotti, aiutarli con lo strumento giusto. Di certo con un pennello cinghiale da parete mi verrebbe male stendere qualsiasi correttore, ecco, andiamoci così. Così come ci sono dei correttori che necessitano di un pennello, che con la spugnetta non vanno per niente bene. Se mi conosci da un po' e hai visto qualche altro mio video, avrai notato che io certe volte faccio la differenza e dico: picchiettato con le dita non mi piace, piuttosto che questo correttore secondo me va meglio col pennello, o questo correttore va meglio con la spugnetta. È proprio per aiutare il prodotto ad avere un'ottima performance. Quindi, siccome ho visto che si fissa immediatamente, lo aiutiamo con un po' di idratazione. Allora, questa è la differenza. Con la seconda passata devo dire che la coprenza aumenta. Non è un correttore luminoso, questo sto vedendo che non lo è, quindi questo per me è un punto di demerito, ma lo sapevo perché avevo letto la scheda, quindi lo sapevo. Però è un punto di demerito nel senso che io preferisco correttori luminosi, perché sono anziana, ragazzi, ho bisogno di cose luminose. E poi io sono una superstar, le superstar vogliono le cose luminose. Facciamo che mi finisco di truccare, così nel frattempo tira un altro po' e vediamo la situazione pieghette. Ari, eccomi. Allora, credo sia passato circa un quarto d'ora, non di più. Il colore sul dorso della mano si è asciugato e quindi rende un po' di più la percezione del prodotto. Però ricordiamoci sempre che la pelle del dorso della mano non è la pelle delle palpebre. Questo è una cosa che io dico spesso in video, perché anche quando proviamo gli ombretti là possiamo vedere il colore, l'elasticità del prodotto. Che stiamo parlando di pelle diversa, di movimenti diversi, di quante volte ci possiamo toccare, è tutto molto diverso. Comunque il colore si è asciugato, come vedi si avvicina al colore della mia pelle, però qua ne ho messo un po' di più, ecco perché io ho detto forse ho beccato il colore. Non ne sono sicurissima, perché adesso che si sta cominciando ad asciugare e a ossidare risulta essere giallino, però è normale perché ha un sottotono dorato e quindi dovevo aspettarmelo. Questa è mea colpa. Sul range di colori non voglio esprimermi, nel senso che sicuramente per mettere online e sul mercato dei colori sono state fatte delle ricerche di mercato, e queste ricerche di mercato hanno portato dei risultati per cui le scelte sono state fatte in base a quello. Se io avessi un'azienda e dovessi mettere in vendita dei prodotti, mi comporterei così, e non perché a me piace mettere questo colore. Sicuramente ci sarà stato un ragionamento di mercato alle spalle, anche perché voglio dire il loro scopo è quello di vendere, non fanno beneficenza di certo. Pieghette. Però voglio dire una cosa, questa pieghetta è una pieghetta assolutamente normale. Non è, non lo dico perché è il correttore di Clio Makeup, perché se mi seguite un po' di tempo sai che ho paura solo di mia madre, io temo solo lei. No, il punto è che la prima passata l'ho fatta con la spugnetta, la seconda passata ho picchiettato con il dito, poi l'ho portato ovviamente su tutto quanto l'area, quindi erano due strati con due applicazioni differenti e ci sta, però questo è stupidaggini. Conclusioni, dopodiché lasciami qualche settimana per provarlo, per metterlo un po' sotto sforzo, alla prova, e vedermi anche alla luce del sole e vedere come diventa la mia pelle alla luce del sole, non tanto il colore, perché sul colore mi fermo un attimino, però proprio sulla resa e sul finish. Se io avessi provato questo prodotto in negozio non lo avrei comprato, perché ha un finish che a me non aggrada. Non aggrada il finish per gusto personale, su questo
questo secondo me non c'è molto da discutere, nel senso una cosa o piace o non piace. Per il resto del mondo può starti bene o può starti male, ma alla fine sei tu che ci devi uscire con questa cosa da casa, no? A me non piace questo tipo di finish, non mi piace come mi sta sul viso, ma soprattutto conosco la mia pelle. Non ho detto a inizio video di avere molto idratato il contorno occhi, perché dalle recensioni che avevo visto in video avevo visto che il finish era proprio così opaco. Per certi aspetti mi ricorda un po' il correttore di Huda Beauty, che io non ho mai comprato esattamente per il suo finish, punto. Ti farò sapere se questo correttore secca il mio contorno occhi. Se ti piace il finish matte, è il correttore che fa per te, anche perché, come vedi, si fissa. E questo sicuramente per chi predilige i correttori tipo matte o semi matte, perché volendo questo possiamo definirlo anche un semi matte, no, è proprio un matte. Questo è assolutamente un punto di forza, il fatto di fissarsi subito, e non ha bisogno tra l'altro di essere settato, non hai bisogno di mettere cipria. Secondo me se si mette sopra una polvere è un mezzo disastro, secondo me. Però dal mio pulpito possono venire poche prediche, nel senso che io non uso cipria per settare i prodotti viso, perché non mi piace sul mio viso il risultato. Tra l'altro, ritorno a dire, la mia pelle è una pelle che, se piena di polvere, diventa un grandissimo disastro. Allora, ci tengo un bel po' a fare una first impression di questo prodotto, perché veramente me l'avete chiesto in tantissime. Dammi 2-3 settimane e ne riparliamo. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Per favore, non dimenticare di lasciare un pollice in su e iscriverti se ti va, così non ti perdi tutti gli altri sfavillanti video. Ci vediamo dopodomani. Ecco perché ti devi iscrivere, perché dopodomani c'è un altro video. Ciao.